Europa League vinta, primo trofeo dell'era Gasperini, primo trofeo internazionale vinto dall'Atalanta nella propria storia. Dichiarazioni di Gasperini, prime dichiarazioni di Gasperini. In Italia si vince solamente con i debiti, noi invece siamo virtuosi economicamente. Gasperini naturalmente non ha usato questi termini perché non ne è in grado, non ha una cultura tale per usare termini così aulici, ma il concetto era fondamentalmente il seguente. Noi siamo a posto con i conti, gli altri vincono solo indebitandosi. Allora, Gasperini, lasciati dire una cosa molto importante. Sei un frustrato. La definizione perfetta per te, signor Giampiero Gasperini, è la parola frustrato. Se tu riesci, dopo una vittoria del genere, per 3-0, con tripletta di un tuo giocatore, in finale di Europa League, contro la squadra più forte d'Europa, a portare a casa la coppa e a pensare agli altri, vuol dire che sei un frustrato. Non c'è alcun tipo di giustificazione a questa frase se non una frustrazione latente che ti divora dall'interno, Gasperini. Ti divora dall'interno. È qualcosa più forte di te. Scusate, è qualcosa che non ti permette nemmeno di festeggiare la vittoria più bella della tua vita. Naturalmente, questa frase è riferita all'Inter, perché si sa benissimo che Gasperini c'ha il dente avvelenato con noi. Non è una novità, non è una novità. Lo sappiamo benissimo tutti che Gasperini ce l'ha con noi. Ce l'ha con noi ancora per quella volta in cui Moratti lo esonerò dopo poche giornate. Però, Gasperini, santo Iddio, goditi la vita. Perché c'è un vecchio detto che dice: bisogna saper perdere, ma bisogna anche saper vincere. Saper vincere significa godersi la vittoria nel rispetto dell'avversario e nel rispetto degli avversari in questo caso. Gli avversari in questo caso sono Milan, Inter e Juve. Scusate. Il discorso è molto semplice. Noi abbiamo interpretato le parole di Gasperini contro l'Inter, ok? Ma in realtà Gasperini ha detto una cosa che non si riferisce solo all'Inter, anche se lui voleva puntare il dito contro di noi, perché non è solo l'Inter ad avere problemi finanziari in Italia. Tutte e tre le grandi sorelle, Milan, Inter, Juve, hanno problemi finanziari. Il Milan lo si è visto, chiaramente, qualche anno fa è dovuto passare ad un fondo, esattamente come è successo a noi qualche giorno fa. La Juve, idem. La Juve non è esente da problemi finanziari, ragazzi miei, perché a differenza di Milan Inter che si sono indebitate, che sono andate sotto la protettiva di un fondo, la Juve ha fatto aumenti di capitale. Per chi non lo sapesse, un aumento di capitale non è molto diverso da un debito, eh? Parliamoci chiaro. Aumento di capitale significa che la ditta capo finanzia la ditta subalterna, ok? C'è una holding, ok? C'è una ditta, la Exor, che ha i soldi e che aumenta il capitale della ditta più piccola, che in questo caso è la Juve. Detto proprio in maniera da scemo, ok? Perfetto. Il discorso è questo. La Juve, di conseguenza, se non ci fosse stata Exor, se non ci fossero stati gli Agnelli, se non ci fosse stato Elkan, sarebbe nella merda esattamente quanto il Milan e quanto l'Inter. La differenza è che hanno una proprietà con soldi, ma come l'Inter, come il Milan, anche la Juve non è un'azienda sostenibile. L'Atalanta invece lo è. Bisogna dirlo, l'Atalanta è un'azienda sostenibile, un'azienda che facendo mercato in entrata e in uscita, sfruttando le iniziative commerciali, sfruttando lo stadio, sfruttando questo e quell'altro, è riuscita ad essere un'azienda sostenibile. E Gasperini, la prima cosa che è riuscito a dire dopo aver alzato la coppa
UEFA, praticamente, perché l'Europa League e la Coppa UEFA, è stato, ma gli altri hanno vinto tramite i debiti, noi invece no. Gasperini, guarda, io ti voglio bene, anzi non ti voglio bene, perché mi stai proprio sulle balle, e te lo dico proprio in maniera molto sciolta, sei un frustrato, un frustrato, un frustrato. Dovresti essere la persona più felice del mondo. Hai portato una squadra provinciale a vincere un trofeo internazionale, e non la Conference League, l'Europa League, l'equivalente della Coppa UEFA. Hai portato la tua squadra sul tetto d'Europa. E l'unica cosa che riesci a pensare è all'Inter. All'Inter e ai debiti dell'Inter, Gasperini. Gasperini, fatti una vita. Supera i problemi. Apri la mente, Gasperini. Perché così facendo ti copri solamente di ridicolo. Gasperini, grandissimo allenatore, ma piccolissimo uomo.